Il gusto della libertà, Cinema 68, è un film che è stato prodotto da Rai Movie, che è il mio canale, e perché Rai Movie, che è un canale di servizio pubblico, riteneva importante fare un omaggio al 68 in occasione della ricorrenza dei 50 anni. E così è nata questa idea di celebrarlo andando a vedere il cinema dov'era in quegli anni, cosa si muoveva nel cinema del 68. Io sono stata molto felice che il presidente del festival, Manuela Martini, abbia individuato come unica testimonianza del 68, perché in realtà è stato celebrato in tutti i modi, anche dalle più prestigiose firme, questo mio film, questo nostro prodotto, che è veramente un'indagine, vedere, più che un'indagine, è forse un racconto. L'idea era quella di vedere come il vento della contestazione travolse anche il cinema e soprattutto con un occhio alle grandi mostre cinematografiche, quella di Cannes e di Venezia, perché furono soprattutto le grandi mostre ad essere travolte dalla contestazione sessantottina, da Berlino a Cannes. E infatti quell'anno Cannes fu interrotta, e nel documentario c'è un brano bellissimo, anche abbastanza raro, dei giovanissimi all'epoca registi Truffaut, Lelouch, Godard, che salgono sul palco del Festival di Cannes per annunciare che il festival è interrotto, perché in quel periodo a Parigi c'erano le barricate, era in concomitanza col maggio francese e tutta la città era paralizzata da scioperi in tutti i settori, e quindi gli autori e i registi cinematografici ritennero che era impossibile un festival paludato, tra l'altro in un momento in cui tutta la Francia e Parigi in particolare era infuocata. E quindi questa idea di interrompere il festival. C'è una meravigliosa Monica Vitti in giuria, che è una testimonianza veramente a cui sono molto molto affezionata. E la stessa cosa accadde a Venezia. Venezia, protagonista nel 68, alla Mostra Internazionale di Cinema di Venezia, fu la contestazione. E la contestazione dei giovani autori capeggiati da Zabattini, Pontecorvo, Maselli e Pasolini, che decisero di ribellarsi alla mostra di Chiarini, ribellarsi ad una mostra che avesse uno statuto troppo rigido, ad una mostra con i premi e anche lì ad un festival eccessivamente paludato, che non era assolutamente in linea con quello che accadeva. Quell'anno, proprio durante la mostra del cinema, la cinematografia cecoslovacca fu duramente penalizzata, cioè furono i carri armati che entrarono a Praga, e poi non poteva non esserci stato l'eco anche di tutte le rivolte da Valle Giulia in poi. E quindi diciamo che nelle grandi mostre di cinema c'è stata l'espressione proprio della contestazione. Poi invece nei giovani registi, all'epoca in Italia c'era un gruppo di giovani registi da Bertolucci a Bellocchio a Silvano Agosti, Faenza e Pasolini appunto, che cercarono invece di sperimentare un nuovo linguaggio cinematografico, cioè fecero una rivoluzione da un punto di vista dello stile. E così poi furono gli anni di dei Pugni in Tasca, di In Bellocchio, che fu il film manifesto di quell'epoca, del contestatissimo Teorema di Pasolini, di Partner di Bertolucci, peraltro nel un frammento particolarmente raro che abbiamo ritrovato ed è inserito nel documentario, è un giovanissimo Bertolucci, pieno di
entusiasmo, quasi di arroganza nel ribadire quanto il cinema debba essere svecchiato, quanto sia intollerabile il doppiaggio, quanto ci sia importante la presa diretta, un cinema impegnato, un cinema politico, un cinema più vero, più aderente alla realtà. E quindi di lì poi tutto il racconto si è sviluppato attraverso immagini di repertorio bellissime, perché i nostri archivi delle Teche Rai sono un patrimonio davvero prezioso, inestimabile. E man mano che io andavo avanti con la ricerca emergevano delle chicche meravigliose. Il mio primo montato era di quasi 2 ore, per cui ero veramente, per me è stato difficile non tanto tagliare le interviste, ma tagliare dei pezzi di repertorio. E lo sforzo è stato quello di cercare di parlare di cinema con un occhio appunto a quella che era la realtà in quel momento. Che, come ha detto Serge Tubianat, la realtà è più importante del cinema. E come ha detto Marco da Milano, quell'anno ci ha lasciato delle immagini molto forti, da Kennedy, dall'uccisione di Kennedy a Martin Luther King, passando poi per le barricate del Maggio Francese, Valle Giulia, quindi sono immagini molto forti. Insomma, sicuramente il cinema non poteva prescindere da quello che stava accadendo. Beh, il Torino Film Festival per la sua natura, nel senso che è sempre stato un festival molto attento ad un cinema impegnato, ad un cinema d'autore, anche ad un cinema di genere, è diventato un bel mix ed ha sempre offerto a giovani registi, a giovani cineasti e a giovani attori anche una vetrina importantissima. Quindi per sua natura il Torino Film Festival credo che sia un festival che faccia un po' meno paura, però per qualunque autore, per qualunque regista, per qualunque attore c'è sempre l'emozione del pubblico, vedere quale sarà la reazione non degli addetti ai lavori che magari possono aver già apprezzato l'opera, ma del pubblico, come risponderà il pubblico, vedere se si è riusciti veramente a comunicare quello che è dentro di noi, perché poi a volte uno ha dentro un'emozione oltre che delle idee, un'emozione perché il cinema è emozione. Non si arriva al pubblico se non c'è dentro un'emozione da trasmettere. Però è sempre una scommessa, non si sa mai se poi questa emozione passa. C'è stata una testimonianza molto bella che ho raccolto in questo documentario, che è stata quella di Paolo Flores d'Arcais. E lui il 68 l'ha vissuto in modo molto attivo perché ha partecipato non alle barricate, ma alle lotte di Valle Giulia e quindi ha vissuto un'esperienza molto forte. Ha vissuto anche le barricate, non ha partecipato in modo diretto perché lui era un po' a Roma, un po' a Parigi. Ma al di là di quella poi che è stata l'espressione più violenta, più di rottura, lui mi ha raccontato che quell'anno è stato un anno irripetibile di emozioni, di senso di aggregazione. La cosa più bella di quella rivolta, soprattutto della rivolta culturale, fu questo fatto di percepire per la prima volta che c'era bisogno di essere uniti, c'era bisogno di aggregazione. E questo l'abbiamo visto anche in un frammento rispetto agli attori e agli autori di cinema. Nasce l'Anica nel 68, in quell'anno. C'era questo bisogno di aggregazione. E Flores d'Arcais mi ha detto: non ci si poteva sentire soli. E poi ha aggiunto che forse ogni 20 anni ci sarebbe bisogno di una rivoluzione culturale ovviamente, per svecchiare, per cambiare, per non assopirsi, ma per avere un senso di nuova libertà di espressione. E su questo io sono fondamentalmente d'accordo e penso che comunque sia sempre compito del cinema e dell'arte in genere portare questo vento di innovazione.
Il Torino Film Festival è un festival a cui io sono particolarmente affezionata, un festival che amo molto e che ho sempre seguito negli anni perché mi ho sempre apprezzato tutte le scelte artistiche. E in questi giorni c'era una vetrina meravigliosa. Io purtroppo ho potuto vedere molti pochi film. Ho impegnata con la proiezione e la promozione del nostro film di Rai Movie, ma ho visto il film della Comencini, vedrò il film di Moretti sicuramente e spero di vedere qualche altra cosa perché ci sono molte cose interessanti. Mi è piaciuta molto l'idea di una retrospettiva sui corti perché amo particolarmente il cinema corto. Il mio primo programma in TV fu legato al cinema corto e quindi è una cosa a cui sono molto affezionata. Sì, volevo aggiungere rispetto al mio film, che comunque è assolutamente il risultato di un prodotto di lavoro collettivo che ho fatto insieme ai miei amici e colleghi e senza di cui non avrei mai potuto, senza il loro aiuto non avrei mai potuto realizzare questo film. Prima di tutto Katia Nobbio, che è stata la mia coautrice ed è stato il mio angelo custode, e Gianluca Russo, il nostro producer, e Alessandra Sergola, la nostra amica curatrice, e poi devo ringraziare la bravura di Federico Bonelli, che è il nostro ricercatore, che è riuscito veramente a trovare negli archivi anche delle cose molto preziose, rare e un paio di inediti. E sicuramente poi l'idea del nostro direttore di Cecilia Balmarana, che ha creduto in questo progetto dall'inizio in modo incredibile, ci ha lasciato totale libertà, carta bianca, ma ha creduto fermamente in questo lavoro. Rispetto al festival, vorrei dire che anche quest'anno per me si è rivelato un festival straordinario, c'è stata una vetrina molto molto interessante, la Martini penso che sia un direttore fantastico, è oltretutto un festival molto ben organizzato rispetto alla fruizione da parte del pubblico e questo secondo me è veramente un fiore all'occhiello del Festival di Torino e forse rispetto a tanti festival altrettanto belli come vetrine è quello che ha questa peculiarità Palma d'Oro per questa possibilità di facile fruizione dei film per il pubblico.